when we heed a certain call, when the world must come together as one. In un'epoca dove la socialità è sempre più virtuale, Lauria si riappropria di uno spazio pubblico con tanti giovani che all'insegna del volontariato lanciano il loro messaggio all'Europa nell'ambito della terza giornata del volontariato. Recuperare l'umanizzazione, l'aggregazione, la socializzazione come una volta, perché i giovani spesso li si ritrova su internet, su Facebook, ma hanno perso il contatto dello stare insieme. Lo scopo della giornata è proprio questo, recuperare un cammino condiviso e aggregativo ed è un manifesto proprio al cittadino europeo, tant'è vero che la tematica è Io giovani cittadino europeo. È un punto di partenza perché già ci troviamo a sud di una regione piccola, sempre più povera di cittadini, perché fanno la valigia e ormai non si parla più di andare al nord come era in passato, ma si va proprio verso l'Europa. Noi vogliamo recuperare attraverso questa giornata, dire ai giovani: amate il territorio, promuovetelo e impegnatevi per questo territorio in un obiettivo di amore per il bene comune. Partecipazione e coinvolgimento per l'intero pomeriggio grazie al lavoro della rete territoriale del volontariato Lago Negrese Pollino. Questa è un'ottima, una bella iniziativa, la formula innanzitutto, cioè quella della festa, perché stare insieme, star bene insieme credo che sia alla base delle motivazioni del volontario. Chi si mette in discussione, chi offre il suo tempo, la sua iniziativa, la sua intelligenza al servizio degli altri, ama star bene insieme e ama soprattutto stabilire rapporti con gli altri. Questo credo che sia la motivazione più alta del fare volontario. Questa formula quindi è molto buona, tra l'altro in un clima di festa si incontrano tutti, giovani, meno giovani, donne, uomini, volontari e non volontari, curiosi che vogliono vedere di che si tratta. Io credo che questo sia un messaggio importante, sia un'iniziativa da sostenere, sia un'iniziativa da ripetere spesso. Festa, il mondo del volontariato si sostituisce alla politica in questo periodo molto in difficoltà nel creare appeal su una popolazione delusa. Le associazioni di volontariato svolgono un ruolo importante, un ruolo fondamentale. La politica vive un momento di affanno, però credo che se la politica ritornasse ad essere quella che voglio dire, è sempre stato nell'idea della gente, cioè un servizio, anche quello un servizio sociale, un servizio per la società, credo che anche la politica sarebbe in grado di riempire le piazze. Purtroppo voglio dire, il momento è un momento molto, molto delicato, molto difficile e la politica è messa un attimino in secondo piano. Fortunatamente queste iniziative da parte delle associazioni di volontariato, che ripeto svolgono un ruolo importante, forse in questa fase vanno a colmare quel vuoto che la politica sta lasciando, anche se credo che sono due situazioni, cioè due mondi che debbono necessariamente viaggiare insieme, e mi auguro che in futuro le stesse, entrambi possano riprendere un cammino insieme. In questa attesa il mondo del volontariato va per la sua strada, una strada non fatta di pregiudizi, campanilismi e confini di sorta che anche la politica farebbe bene ad imboccare. Credo che il campo del volontariato non abbia confini e quindi si riconosca in Europa, si riconosca chi fa progetti di volontariato, queste cose le sa, va oltre i confini, molte associazioni fanno progetti verso gli immigrati, di aiuto, di sostegno, di formazione, quindi voglio dire
il volontario non si crea problemi di appartenenza, di confini, di campanili, eccetera. Ha una visione molto ampia, molto larga, che abbraccia un po' tutti. Che farebbe bene anche alla politica. Eh certo, non lo diciamo noi, spero che si capisca.